Ciao Ghouls e benvenuti nel canale ufficiale YouTube di Welcome to Monster High. Oggi andremo a fare la recensione di Sylvie. Allora, questa bambola è uscita nel 2017 nel film Elettrizzante, un film del reboot Monster High, ed è un lupo mannaro, un altro lupo mannaro. Questa volta però non è assolutamente un parente di Claudine. Comunque, questa bambola arriva senza piedistallo e senza spazzola. Allora, Sylvie ha la pelle grigia, le orecchie da lupo mannaro con dei peli sopra, il naso colorato come quello per esempio di Toralai, i denti da lupo mannaro, gli artigli, i peli sulle braccia e sulle gambe. I suoi occhi sono celesti con l'interno lilla. Il suo trucco è abbastanza chiaro ma anche abbastanza acceso. È composto da questo ombretto celeste con questa riga sia sopra che sotto rosa. Il suo rossetto invece è di questo rosa chiaro molto acceso. Il suo vestito è un pezzo unico, abbastanza, diciamo, largo su questa bambola. È con il fondo nero e con, diciamo, tutti dei lupi sopra di vari colori. Sopra invece ha questo corpetto celeste. Mentre sopra ancora questo coprispalle di plastica che ricorda un po' il pelo e questo, diciamo, lupo al centro, il corpetto, il coprispalle, scusate, è fucsia. Le sue scarpe sono completamente verdi con vari disegni di fulmini, di peli plastificati, di lune. Il tacco è abbastanza particolare, fatto di questa forma che non so tanto definire, comunque mi piace molto. Come accessori Sylvie ha questi orecchini fucsia che ricordano delle mezze lune e questo fermacoda nero fatto sempre con questo finto pelo. I suoi capelli sono celesti e come tutte le elettrizzanti hanno, diciamo, questi frise molto molto voluminosi. Inoltre Sylvie ha queste mesh fucsia e gialle, mentre davanti ha questa mesh gialla e anche un po' verde. Ok, allora questa bambola la trovo carina, non mi ha fatto impazzire più di tanto perché in generale la trovo comunque abbastanza semplice. Più che altro non mi ricorda più di tanto il lupo mannaro, me lo ricorda comunque il suo stile, ma lei com'è fatta non molto. Credo comunque sia carina, credo che sia comunque una bella bambola da avere nella propria collezione, ma vedendo comunque le altre elettrizzanti diciamo che forse è quella che mi piace di meno. Comunque questo è un mio parere. E fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube e anche a quello Instagram, mettete un like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! The adventures of the Ghoul Squad. Ghoul Squad. Ghoul Squad.